טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מוננובה סטימאנה, אביה מוננובה פרשה, היא בעזרת השם פרלרם וכל כפרולת אל הפרשה, פרק יוקו מונקווה, ונקוזה פיסה נון ציפוקה, אביה רוורו, כסיימו פרימה דפסח, ועוד אביה מוננק דרא אונורי, על התורה. היא באמת צדיקים. Meno di una settimana da oggi saremo in l'Ela Seder, la festa di Pesach. Quanto si può parlare della festa di Pesach? La festa più importante, possiamo dire. La festa dove il popolo ebraico nasce, dove il popolo ebraico viene uscito da Egitto. Però prima di approfondire, una piccola idea sulla Parasha. Abbiamo letto la settimana scorsa Parashat Tazriyar, in questo Parashat parleremo su Mezzorah, continuiamo a parlare della Tzarat, abbiamo detto una malattia spirituale che viene per la shonara la settimana scorsa abbiamo spiegato dei tipi di Tzarat, perché vengono, come vengono. Però la Parashat nostra si concentra sulla soluzione, Dopo che uno viene purificato c'è un processo di purificazione. Il benvenuto che questo processo è molto molto strano. Una delle cose dice la Torah, l'uomo deve portare un uccello, due uccelli dice la Torah. Un uccello viene sciartato, viene ucciso e l'altro uccello viene tingiato dentro il sangue di questo uccello che viene ucciso e viene mandato via. E questo è molto strano, perché? Perché noi sappiamo che sempre sacrifici non vengono mandati via, vengono sacrificati. Invece qui uno viene ucciso e l'altro viene proprio liberato. Qual è il messaggio? Che vuole la Torah insegnare? Dicano le maestri e l'uccello rappresenta quello che parla. Perché l'uccello sempre fa cip, 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 tutto il giorno parla. Dicono le maestre: tante volte, quando un, un ebreo, quando un uomo ha un sbaglio nella sua vita e fa un'azione che non è un'azione positiva, anzi è un'azione negativa. Lui pensa che il problema vero è questa cosa negativa che lui fa, è la verità che non è di chi. È vero, è molto problematico questa cosa negativa. È molto problematico questa trasgressione. Però il problema vera non è la negatività né la trasgressione. La problema vera, dicono le maestri, sono tutte le cose bene che tu potevi fare invece queste cose negative. Hashem Bezrat Hashem ti perdonerà, tu arriverai, tu chiederai scusa, sarà chi può, ci sarà un perdono, perché Hashem vuole bene tutto il popolo. Però il perdono ti aiuterà solo per absolvere la negatività che hai fatto. Perché succede con tutto il bene che tu puoi creare? E questo è che dice la Torah, un uccello uccidelo. perché hai parlato male, hai detto mal di centro, hai parlato da Shonar. la cosa più importante non è un uccello che viene ucciso. La cosa più importante è l'uccello che viene mandato via. Quante belle cose potresti fare? Dire maestro dopo 120 anni c'è din l'heshboh. Che vuol dire din due tipi di giudizio già abbiamo date tante risposte oggi diamo un'altra sì ci sono due giudizio uno quanto male hai fatto un uomo mai sia che la sua vita non va nella strada giusta quanto male ha fatto io ti devo giudicare per questo male ogni cosa che fa una reazione però il problema non è il male il problema è quanto buone potresti fare Chissà, forse tu potevi essere il più grande rabbino del mondo. Chissà, tu potevi essere l'uomo che aiuta di più nel mondo. Può essere che tu potevi salvare mille ebrei, mille gente. Chissà quante cose buone potesti fare. Dice il maestro: Non concentrati su quella, quella uccella cattiva, concentrati su questa uccella positivo che va via. E in questo tzadikim, in questa internazione, concentrare sul buono, sul positivo, vogliamo entrare in pesa. Abbiamo detto, quanto giorni mancano, quattro o cinque giorni, siamo all'Ela Seder, le maestri, la notte più importante di tutte le notti dove addirittura questa notte è così illuminata, così preziosa che i maestri non la chiamano notte, però la chiamano giorno. Noi sappiamo che c'è una lacà che l'uomo di notte non può uscire da solo, perché di notte è un momento pericoloso. Io le maestri a lei la sede, puoi anche uscire da solo, perché la luce, l'abbondanza, la spiritualità. Che scende in questa notte fa che questo non è solo un giorno, è un super giorno. Quanto mitzvot facciamo in natura solo per ricordare il Pesaro? Tantissimo mitzvot. Più di 50 volte, 50 volte, esatto, c'è scritto la Torah sulla uscita d'Egitto, mettete Filin, ricordo l'uscita d'Egitto, mi mette il Tsitsi perché l'uscita d'Egitto, mi fate il shabbat, perché ricordo l'uscita d'Egitto e mettete la Mesusa perché ricordo l'uscita d'Egitto. Perché devo così tanto ricordare l'Egitto? E Zadikin? Già ho detto questo. Noi non siamo una religione di storia. A noi non ci importa la storia, nel senso storico, no? E studiare che succede mille anni fa, che quello re ha ucciso, quello re ha fatto così, ha conquistato. A noi non ci importa. Diranno le maestri qualsiasi evento storico che viene nominato in la Torah. Non è perché vogliamo sapere la storia, vogliamo sapere il futuro. Un evento storico ha solo un valore se tu di questo evento puoi capire qualcosa, puoi imparare qualcosa e questa cosa la puoi ammettere e mettere dentro la tua vita e applicarla. Se non la puoi applicare, non c'è un modo perché saperlo che ti aiuta a sapere una cosa che non ti può aiutare. E per questo tzadikin quando il popolo ebraico festeggia festa non solo ricordo per un evento che succede mille anni fa tot la chi no è perché la tua vita questa cosa deve aiutare. Che vuole il creatore da noi? 50 volte il natura. Tzadikin, se uno entra in pesa, e dopo pesa, rimane lo stesso uomo che è rimasto prima l'entrata di Pesah non ha fatto Pesach. Un'altra volta, noi non siamo un popolo di storia. Sì, abbiamo una grande storia, è vero, però non è questo. Noi siamo il popolo del futuro. E se tu entra dentro Pesach che non ci hai cambiato qualcosa, vuol dire che non hai capito ancora Pesach. Qual è il messaggio di Pesach? Sa di chi? Il messaggio di Pesach forse il messaggio più forte uno. Noi eravamo nel 49 porte di impurità e il popolo ebraico era quasi totalmente assimilato. Mancava poco e non si vedeva la differenza tra un ebreo e un egiziano. Mancava poco e non potevi vedere la differenza tra un egiziano e un ebreo. Succede: ci sono gente, ci sono gente che tu vedi ebrei che conosciamo, che poveracci, Mi sono andato così che. Che tu le vedi e dici, va bene, qual è la differenza tra te e gli altri, dicano le maestri: però questo popolo che era arrivato al 49esimo porto di impurità, che era quasi egiziano, fino a che la ci sia scendendo e ha fatto uscire in questo momento là. La storia era terminata. Non c'erano ebrei. Non è nel senso che morano, che, che no, non c'erano ebrei con l'identità ebraica. Dicano le maestri, però questi ebrei sono andati dal 49 porto di impurità, che quando sono usciti d'Egitto, ognuno è arrivato a Ruach Hakodesh, a essere un profeta. I maestri le, ebrei sul mare, quando sono usciti d'Egitto, hanno visto la schiava, la serva, ha visto lo che non ha visto Ezechiele, il grande profeta Ezechiele, le sue profezie. Quanto profezia profondo parla su, 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 sul, su, sul, sul chariote, su, su, sul, sul, sul cosa del Kadosh Baruch sulla sedia di Akadosh, Baruch sulla sulla Merkava. Dicano le maestri. la insegnanza di Pesach, sapete qual è l'insegnanza? Che tu con un battito di occhio puoi arrivare dal posto più basso al posto più alto. Questo è Pesach. Pensate a capire questo, che tu in un attimo puoi divenire un povero, in un attimo. E questa cosa di Kim ci obbliga a noi, quando di noi non fanno le passi giuste, non perché non sappiamo che è giusto fare, non perché non vogliamo farlo, perché abbiamo perso la speranza su noi stessi. Dice la Torah, ogni cosa che fai, ricordati Egitto, ricordati questo, che tu nella casa egiziana, egiziana, in un battito d'occhio, di sei divenuto un profeta. Questo Zadikio è pesante. E questo è la festeggia, e questo è la luce che scende nella sede. E nella sede Bezrat Hashem abbiamo 15.

Perché non sono 11 passi? Poteva dell'essere avere 11 passi. È il numero che valore delle ultime due lettere, no? C'è cioè youth key, baffk. le ultime due lettere fanno 11. Perché non 11 passi? A parentesi, noi nellectorate facciamo 11 specie, anche questo ci guarda l'11 che vogliamo. Però va bene un'altra lezione lectoret adesso di incenso. Noi all'LSED15, perché noi non siamo all'inizio, subito arriviamo al posto più alto, youth Proprio al posto più alto che c'è, questo è pesa. Noi puliamo la casa, sistemiamo, fatighiamo, che facciamo? Quello è pesa. Però, se di chi ci sono ancora, così tanto di capire. Una cosa molto strana nella storia di Pesach è che, se noi vediamo bene, di solito nelle feste nostro, ci sono mitzvot da fare, per esempio, Sukkot. Ogni giorno c'è una mitzvah di fare. Metterti dentro la sukkah, prendere le quattro specie, fare le quattro omini. Invece in Pesach, quale mitzvot abbiamo da fare in Pesach? Quanto obblighi abbiamo di Pesach? Sai di chi vi raccontano novità? C'è solo un obbligo da fare in Pesach, solo uno. Tutti il resto sono solo divieti. Qual è l'obbligo? La prima sera di Pesach dice la Torah: tu devi mangiare il mazzar, il mazzar, il marò, Pesach mazzar, ma marò. Fai quello prima sera, cinque minuti. E hai fatto tutti gli obblighi, tutti le mitzvot a sé. No, scusa, io devo faticare pulire tutto questo per quei cinque minuti. La che mangiavano, ma se si Pesach non è solo che tu devi fare. Pensi la storia grande: è su che tu non devi fare. Uh, wow. Quanto divieti, dice tua e non avrai chamez, e non mangerai chamez. Lo taschmi tu ore, ma e brucerai tutto il chamez. E mai sia uno che mangia chamez caretta, addirittura a fine considerato come mangiare di chi puro. E per questo fatichiamo, non per le cose che dobbiamo fare, fatichiamo per le cose che non possiamo fare. E qual è il messaggio? Perché? Perché nelle altre feste ci sono così tante cose che facciamo. Shabbat, Kidush, Halod, Presudot, Sifat, C'è obbligo, Godere, da Così tanti mitzvot. Sukkot. Perché in Pesach non abbiamo mitzvot? Solo divieti. Non è essere una cosa interessante. Pesach dove il popolo ebraico nasce. Capire che voglio dire essere ebreo. Tu devi prima capire che tu ce l'hai dentro un'anima. Essere ebreo voglio dire avere un'anima. Che voglio dire avere un'anima? Sì, di chi? dentro di noi ci sono due cose contraddittorie e l'anima con il corpo, e come fuoco con acqua, come può essere questi due insieme? Per me non è mai uno dei miracoli più grandi. Miracoli così grandi che ogni mattina che noi ci svegliamo, diciamo moderni, le fanecati, grazie al creatore. Perché? Perché devi ringraziare, è molto semplice perché non è una diceva bene che succede mi svegliano no non è l'anima che entra dentro un corpo che è materiale non, non è una cosa scontata anzi contro la natura Ma maestri questo è anima la prima cosa di capire che doshin ti voi debete essere santi dice Rashi che vuol dire che doshin ti u ti tu devi mettere sempre al coro. Questo è essere ebreo. Sapere essere ebreo prima delle cose che tu devi fare, essere ebreo vuol dire prima le cose che tu non puoi fare. Un ebreo non mangia come un altro, ci sono cose che lui non può mangiare. Un ebreo non può dire qualsiasi chi, cosa che vuole, ci sono cose che uno non può dire. Non si può dire bugia, non si può dire la Shonara, non si può fare così tante cose. Un ebreo non può fare la vendetta, qualcuno l'ha dato un golpe e lo ridà un golpe. No, è divietato proprio un divieto, non si può avere ancora. Un ebreo non può lavorare quando vuole. Dice la Torah Pesach, tu vuoi uscire dalla schiavitù? Tu devi sapere, uscire dalla schiavitù non è la libertà, non è democrazia, anzi. Questa è la schiavitù più grande, uscire dalla schiavitù e capire che Cattolico Joyot ti ha fatto uscire d'Egitto per essere il mio schiavo, per sottomettere alla mia volontà, perché sono la volontà del Creatore, rendere la felicità vera e bevezza di chi? Il popolo strani. Se voi vedete altri popoli nei loro festi, le altre religioni, tutti gli altri, senza nominare tutti i tipi di religione, montismo, politismo, tutti i tipi di religione che uno conosce, sì, è solo festeggiare. Invece, noi, che strani? A Pesach, non mangiamo. A Shavuot, non dormiamo. Perché di notte non si può dormire, a Shavuot si fa la notata. A Sukkot, non possiamo anche essere a casa, dobbiamo uscire fuori da casa. Avete visto un popolo così strano, non si mangia e le feste non si dorme e le feste non si può essere a casa. Che tipo di feste sono queste? questo? che queste sono le feste vere. Dire che la cosa importante non è mangiare. No, penso che non si mangia, si mangia, però non tutto. Tante cose non si può mangiare. Sì, va bene oggi nel mondo moderno hanno trovato fare tutto casciare le pesa. Però diciamo che quando sono usciti dall'Egitto, sicuro, non si poteva mangiare. Che si mangiava? Shavuot! Festa della Torah! Andiamo a dormire bene? Possiamo festeggiare? No, non si dorme, si fa la nottata. Tu arriva la mattina e la lettura della Torah sei così, in mezzo così, non capisci bene dove sei, destra o sinistra. Sukkot! Yalla! Facciamo una festa! No, no, Sukkot, esci fuori, esci fuori. Vai. Vai là suka. Vai fuori casa, non essere comodo. Questo, che popolo strano. Tutti questi divieti, e quanto siamo felici. Perché il la felicità vera è dare voce all'anima. Pesa è la bocca che parla, la bocca che deve parlare all'anima. Questo è Pesach. E per questo Tzadikim, uno delle mitzvot più importanti, che abbiamo in Pesach tutta la prima sera tutte le cose che un uomo deve fare in Pesach prima sera dopo solo divieti quale questa mitzvah c'è un mitzvah in Pesach raccontare la storia di pesa. se uno ha figli a suo figlio se uno ha mori a suo mori e se uno vive da solo a suo stesso dicono le maestre c'è un obbligo a raccontare la storia di Pesach. mi Quanto è importante t'saikkim raccontare la forza nostra della bocca, diganale, ma maestri: tolati a kof. Sapete come il profeta chiama il popolo ebraico? Tola, il tolat, verme. Siamo un verme, che bello, no? Sei un verme. Il popolo ebraico è un verme, tolato! Scusa, se ci sta offendendo o ci sta dando una parola bella? Che vuol dire siamo un vermi stessi? Il verme la puoi schiacciare, morbide, così, niente. Il verme, la sua forza è la bocca con tutta la sua mortidezza, con tutto che lui non ha forza, con la sua bocca può fare un buco nell'albero più grande e più forte. Ma se sì, questo è proprio il con la parola. Noi siamo il popolo della lingua, il popolo della parola. E noi abbiamo un obbligo a raccontare ai nostri figli la storia d'Egitto. È una mitzvah. Sa cioè di chi noi raccontiamo perché nostro padre ha raccontato, perché il bisnonno ha raccontato, perché il bisbisnonno ha raccontato e perché il bisbisnonno ha raccontato. La maggior parte delle religioni del mondo sono nate con un uomo, un uomo che ha visto, che ha, vi che ha parlato, non lo so, lasciamo adesso stare, vero o non vero, se non voglio entrare adesso. Tutte le religioni, cioè avevano qua uno uno che ha visto, che ha parlato e lui ha detto tutto che lui ha visto, ha parlato. Noi non siamo un popolo così. Noi siamo un popolo che tutti hanno visti, tutti hanno parlato. O che io alla sede racconta che il mio padre e le mie avi erano in Egitto tutti insieme, sono usciti tutti insieme, erano schiavi tutti insieme, erano su, sul monte di Sinai tutti insieme, hanno visto il creatore sull'apertura del mare tutti insieme. Questa è una testimonianza che non ci può contraddire, perché quando uno dice qualcosa, chissà, era là da solo, così tutti erano presenti la sola religione del mondo che si basa su fatti che tutti erano presenti. Questo di Gad e Talevin questa testimonianza dobbiamo passare. E questo Tzadikim fa parte di Pesach. Però, una cosa molto interessante. Vediamo che in Pesach la concentrazione sono solo le, sulle fine. I Be'emet, ci li vediamo bene, tutto il Pesach, diciamo la e tutta la gada tutta la storia della gada inizia e termina con le fili e particolarmente quattro fili dice la Torah. chi neghe ci sono quattro tipi di fili Sì? rasha il cattivo tam l'innocente Shacham, il saggio il quarto sceno, io di Alice, quattro tipi di film. e tutta la gadazza di tutti, se voi vedete bene, è fatto in un modo di domanda risposta, domanda risposta, si si canta, perché cantiamo le domande, e tutte le cose che facciamo, Zadikin, tutte le cose che facciamo nella sede è per provocare domande delle bambini... E così poter rispondere a loro. Il carpas, per esempio, mangiamo? Sì, il carpas. Si fanno i tirati a daim senza beraha e si mangia il carpas ancora prima del pane. Perché si fa? Nel senso, a mangiare un pezzo di, di, di legume prima, prima di mangiare il pane, fare i tirati a daim senza beraha. Non c'è senso. La sola ragione perché noi la facciamo è per provocare domande. Eh, papà, eh, amico mio, zio mio, nonno mio, perché così? Perché oggi facciamo così cose strane? E noi ci concentriamo su quattro tipi di figli. Il Chacham, il saggio, il Rasha, il cattivo, l'innocente e quello che non sa chiedere. Sadhikhine, di questi quattro figli, qual è il figlio più importante? Interessante. Sadhikhine, il figlio più importante sembra il cattivo, il secondo figlio. Perché vi dico questo? Le maestre ci insegnano che contro le quattro fili abbiamo anche le quattro bicchiere di vino. Ok? Quindi il Chacham è il primo bicchiere. Che si fa con il primo bicchiere? Si fa il Kiddush. Il rasha è il secondo bicchiere. Che si fa con il secondo bicchiere? Il secondo bicchiere si dice tutto l'Agadah. E noi possiamo dire che è il momento più importante di tutto la Seder e Quindi addirittura il secondo bicchiere rappresenta il cattivo. Tutto l'aggadda viene detto sul bicchiere che rappresenta il cattivo. Scusa, se lui è cattivo perché lui ha un bicchiere? E che dice il cattivo? Dice il cattivo, ma avvoda azot lachem? Qual è la domanda del cattivo? Che è questo lavoro per voi? Ma avvoda azot lachem? Dicono le maestri, che voglio dire per voi? Non fai parte del popolo ebraico? Tu devi dire che questo è lavoro per noi. Solo per spiegare, che vuol dire questo lavoro? Qual è la domanda? Questo lavoro è molto semplice. Il cattivo vede che la sua madre sta faticando un mese, sta pulendo la casa tutto quanto, vede papà andare a comprare tutti i costri, fare, preparare, Pesare, pesa, 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 pesare. pesare, 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 pesare. Per il delfino si sede per mangiare una notata una cena con mazzà. Dice il cattivo ma vous d'azot perché serve tutta questa fatica? E dice la Gada La Khem, voi che questo lavoro è per voi, che non fai parte della famiglia, non è noi, e che lo deve rispondere, il sham, lo haya nigal. Se questo figlio cattivo era in Egitto, non sarebbe uscito. In Egitto. E questo è ancora è il tipo di risposta. Sì? Tante volte uno ha un figlio che mai si è non va, può succedere mai si è un figlio che non va nel cammino giusto. Tante volte come padre uno ha due sentimenti. No? Da un lato quando il figlio sbaglia, per esempio, un figlio che sbaglia, ha fatto un sbaglio, questo si sbaglia. Sono due sentimenti. Da un lato tu lo vuole bene, lo vuoi abbracciare, lo vuoi dire, figlio mio, ti voglio bene, ti amo con tutto il mio cuore. Non importa che fai. Ma dall'altro lato c'è un sentimento di arrabbiatura, lo vuoi proprio dire che fai? Così mi fai vergognare. Questa è l'educazione che ti ho fatto. Lo vuoi allontanare, non lo vuoi avvicinare. Adesso la domanda è quella cosa giusta quando il figlio sbaglia? Allontanarlo o avvicinarlo? Sempre dello che dice Laga, allontanarlo. Perché la Gadda dice: Se tu stavi in Egitto pensandoci su voi e non su noi, ossia fare uscire tu stesso del pubblico, rimanevi in Egitto. E quanto sono uscite di Egitto? E si va a Mushima, l'Ubre Israele, 80% sono rimaste in Egitto, solo 20% sono uscite. Dice la Gadda, tu rimasti là. E la cosa più strana è che la Torah. Già ti racconta questa cosa. Sì? Che la Torah ti racconta. Che un giorno il figlio ti chiederà una domanda, quella sarà la domanda. Chi HaVin Hamachar Le Mo'. Quando tuo figlio nel futuro ti dovesse chiedere, dicendo, quali sono questi stati. Che l'Eterno ha fatto uscire con voi, sia Shazivah, Hashem, lo Kirchem, Etrem. Quali sono questi leggi che il Creatore ha dato a voi, Etrem? Un'altra volta, di che bambina stiamo parlando? Barashad va' Etchanan, Barashad, dove la Torah viene data addirittura. Quando il figlio ti chiederà nel futuro, che sono questi leggi per voi? Qual è la risposta che la Torah dice? E tu non devi rispondere. Qual è la risposta? Loro allora tirai a tuo figlio, siamo stati schiavi in Egitto, ci ha fatto uscire, e l'Eterno ci ha fatto uscire, la, grande, la grandezza di Akadush baruchu per portare nella terra santa. Non vediamo che si dice a questo figlio che la risposta su questa domanda è ah, se tu eri in Egitto non, non ti faceva uscire. Non ho capito. Balagadà, quello che ha scritto la Gadda vuole che facciamo via il cattivo, invece la Torah stessa quando porta l'esempio del cattivo non dice, dice, anzi spiegalo, se lui ti chiede qual è questo lavoro per voi, spiegalo, E tu eri in Egitto, eravamo schiavi, tutto quanto, tutte le biswat, non si capisce bene. Che si fa con questo cattivo? Lo portiamo a dentro o lo facciamo uscire fuori? Dice Balagadà, fallo vedere le tue denti dice il gramo e una cosa interessante se tu prendi la parola cattivo rasha al numero di covalore 570 e tu diminuisci la parola shinav che sono denti sì, che sono 366 quanto ti rimane 204 sapete qual è il numero di del 204? 204 la parola è tzaddik quindi che ti dice l'agada sì, il cattivo ti chiede a chi è cina, fallo vedere le denti. Chi ci va a dire denti? Denti, se tu diminuisci le denti del cattivo, rimane il tzaddik. E che vuol dire questo? Se tu eh, diminuisci le denti del cattivo, rimane il tzaddik. I maestri non hai capito. La Torah come chiama il cattivo? Arbaabadi badi, quattro figli. Vuol dire che il cattivo viene anche considerato figlio. Molto interessante. C'è un figlio che mai si parla. Lui non è scritto in Nagada. Sapete qual è il figlio che non viene nominato in Nagada? Molto semplice. È il figlio che non è presente. Questo cattivo, possiamo pensare cattivo, però il cattivo è presente, lui chiede domanda. C'è il quinto figlio. Questo è più paura di tutti. Non è cattivo, non è saggio. Non quello che non chiede, quello che non è presente. Questo è più problematico, perché lui non fa domanda, lui non ci sta. Quindi che vogliamo? Che il cattivo sarà non presente? Se, se tu eri in Egitto, tu non usciva da Egitto? Io ti sto dicendo non fai parte perché tu non ti considera parte. A parentesi, questo è molto importante è come uno si sente. Come nei medico dei maestri tutti i figli sono zanddichi. Anche il cattivo è zandich. Dove lo so, perché io tutto la Gadda lo faccio sul secondo bicchiere. La seconda domanda è del figlio cattivo, che non è maestro. Anche il cattivo ha di lui è puro. Perché la Gadda, come inizia? Baruch, Hamakon, Baruch, la Gadda inizia con quattro volte dire la parola Baruch, che vuol dire Baruch benedetto. Diceva allora, perché tu inizi a dire quattro volte la parola Baruch? Perché quattro figli sono benedetti, tutti quattro. Anche il saggio, anche il cattivo, anche quello che non sa chiedere, anche l'innocenzi, tutti quattro, Baruch. Perché? Perché sono figli. Dice l'Agmara, dice Rabbi Meir, anche quando il figlio va in la direzione sbagliata, il sia va contro il creatore. Per forza maggiore quando va contro i suoi genitori ancora è considerato figlio. I maestri noi, anzi, noi il lo apprezziamo, il cattivo lo apprezziamo più di tutto. Perché? Perché la Gada, tutta la Torah, tutto quello che noi diciamo, tutta la Seder, lo diciamo solo per lui. Perché lui deve sentire. Perché dentro di lui lui è un zarita. Perché Pesach, la storia di Pesach, è uscire nel 49 ⁇ porta. Alla profezia in un attimo. Salichino. Il cattivo perché chiede queste domande? Chi è questa fatica? Non è se il cattivo chiede che è questa fatica perché il cattivo ha dentro un dolore. Se a lui lo disturba, quando lui vede tutta la famiglia a faticare e lavorare, lo disturba. Dimmi, è un uomo cattivo. Che ci frega se c'è un se la madre si lavora e si stanca o la padre si stanca prima di pensare. Che tipo di domanda è che è questo lavoro per voi se lui è cattivo, ah, ma se sì, no, no, il fatto che lui chiede questa domanda, che voglio dire, che lui sente il dolore dell'altro, sente il fatico dell'altro solo che lui non riesce a capire nel perché, non si riesce a collegare a questi sentimenti. sa di chi Tanta volte le fili che si sono allontanate più erano le fili più sensibili di tutti i fili, quelli più spirituali, quelli più ci sono, ci sono, uno sa, ci sono tipi di figli, sono, sono forti, non importa che succede, non cade. Ci sono molto sensibili, sensibili, più sensibili che sai, dicono le maestre. Più che c'è pericolo. Questi figli dei, cattivi, dei figli cattivi non sono nati cattivi, no! È che loro sono sensibili, loro vedono subito che succede, vedono le genitori, vedono sicuramente dentro casa, vedono il papà, vedono mamma che stanno a faticare, e questa sensibilità dentro lo tocca. E maestri, anzi, tu, questo bambino non allontanarlo, avvicinarlo, perché? È l'epoca di Egitto, quando non c'era la Torah, hai ragione. Se lui era in Egitto, non la poteva far uscire dall'Egitto perché? perché non c'era la Torah. C'è di chi me lo racconta il dice una cosa incredibile: che oggi come oggi, anche se uno arriva nella cinquantesima porta di impurità, può uscire. E come può uscire? Scusa, noi sappiamo sempre che il Bebaico è arrivato al 49esimo, che si era nel cinquantesimo, la storia era terminata. Diceva il sì che in Egitto la Torah non fu data ancora quando non c'è torà massimo 49 o quando c'è Torah anche se uno arriva al cinquantesimo c'è la luce di E per questo dicono i maestri quando la Gaddah dice Dio al figlio che se lui era in Egitto non, non lo facevano uscire in un contesto positivo e in Egitto era così però oggi che tu sei con noi sul tavolo nella sede Ovvio che tu fai parte da noi, anche se non la vedi, anche se non la capisci. E questo c'è di chi? È lavoro di Pesach. Noi apriamo, a, apriamo, apriamo la porta e che diciamo? Come inizia il Pesach? Ah, questo è il pane del povero. Chi è il povero qui? Tanti pensano, e è anche giusto, la tradizione è giusto? Ma è sì che tu ti, ti mangi, festeggi quando ci sono poveri poveracci che non hanno cibo. Oh, ditemi la verità. Che povero arriverai nella sede quando tu apri la porta? Tu vedi un povero che devi invitare una settimana fa, che è questo gioco. Tu apri la porta e dici, ah, questo è il mano di, di, di Allah Mania, col Girfin, chi vuole mangiare, per favore entra dentro casa mia. Non c'è nella sede del povero fuori. Già, tutti l'hanno invitato. Che vuol dire che tu apri il porta e invita il povero, è bellissimo. Non ci sta nessuno fuori. E nessuno ti vede. I maestri, il povero, non è solo il povero, ci sono due tipi di povero. Ci sono due tipi di povertà. Ci sta povertà materiale. Uno che sì, poveraccio, non sta bene, non ha soldi, non ha cibo. Scema sì, scema sì, andrà a miscodia a tutti quelli c'è un altro tipo di povertà: povertà di appartenenza, povertà di, 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 di spiritualità, povertà di, di non capire la grandezza di questa festa. Noi diciamo all'inizio della sera: apriamo la porta, è un metaforo, diciamo vieni, vieni, anche se tu non capisci, anche se ti sembra lontano, vieni, vieni, sede con noi, con la luce di Pesach, con le 15 passi di Pesach, questa cosa ti leverà subito. I sa di chi noi non mangiamo la Mazà? Perché non mangiamo la Mazà? Che succede? Perché non possiamo mangiare la Mazà? Anche qual è la differenza tra Hamèz e Mazà? La sola differenza è presso acqua con farina, è aspettato 18 minuti di Moto Hamèz. La differenza tra 17 minuti o 19 minuti? Perché 17 ne hai Hamè e 19 già il chamez. Il santo è Chamez. Interessante il 18, ma penso il 18. Non comprarò la parola hai Il maestro, tu sai, tu vuoi sapere chi è vivo vero? Il maestro, il Chamez rappresenta il l'orgoglio. Sì, che è Chamez? Chamez è acqua con farina che si è gonfiato, bello, gonfiato così, eh, è divenuto grande ogni ora che passa, no? se tu vuoi mangiare una pizza bene che ti dicano questa pizza tre giorni due giorni ha gonfiato pizza speciale e l'impasto speciale invece la mazzà di gioca il contrario mi rimasti fino a 18 minuti non si gonfia un attimo prima si gonfia noi la mazzia la vogliamo non gonfiare. Per usa di chi c'è un'altra differenza tra la parola mazzà ‫מחמץ, שיסטר אונא לטרא כדיברס. ‫וואלה, למה מלצדיק סונו איגואלה, איגוואלנו, ‫מצא, מ"ם צדיק. ‫במות של ההיא, אם יש החמץ, ‫אבי המולחת, ‫איבש אל ההיא, ‫אם מ"ם צדיק. ‫מי נמם צדיק איגוואלה. ‫לדיפרנס ראית רא לחת אילאה. ‫מה דיפרנס ראית רא לחת אילאה, צדיקות? Lettera rezza di chi, senza allungare troppo, è come alla forma della porta, no? Diritto, diritto e un tetto. E dove c'è un buco sotto? Questo tetto. Invece la re è come la porta, ossia un tetto diritto, però da un lato c'è non solo un buco sotto, c'è anche un piccolo buco sopra. Mine maestri. Quando c'è gonfiatura un uomo non ha la capacità di ritornare. Che vuol dire? Se uno ha una vigna, per esempio, e dentro questa vigna uno ha fatto un recinto, adesso chi può entrare dentro la recinta del vigno? Un animale grosso non può entrare perché c'è una recinta. Però il lupo piccolo, lui che può, lui può entrare dentro, anche se c'è la recinta, lui il buco sotto, c'è sufficiente spazio tra la recinta e la terra per entrare. Quindi, ma se quando c'è orgoglio, Chamed si gonfia, la porta è chiusa. Solo un buco sotto, non c'è modo di entrare. Ma quando c'è mazzà, c'è umiltà, si capisce che il creatore è tutto, noi siamo niente, puoi entrare come il piccolo lupo dentro la vigna e questa è la storia allachmania tu sai chi è il povero tu apri la porta per tu stesso tu sei il povero chi è il povero di conoscenza tu capisci che non capisci capisci che rischiavi in Egitto e capisci che adesso devi essere schiavo nel creatore e nel perché non sempre capisco tu apri la porta per tu stesso, non ci sta nessuno fuori adesso, tutti sono in loro casa, tu apri la porta per tu stesso, tu sei il povero, oh, il povero è una cosa benedetta, è una cosa positiva, questo è il pesa, la capacità di un attimo andare al punto più alto, però per questo uno deve essere unico, uno deve capire che la mazza è questa, farina con acqua, con tanta acqua e Torah. E questa è l'importanza. Se tu metti solo la Torah, non metti altre, altre cose, solo la Torah, capire che la sola strada, la sola cosa che puoi mischiare con la farina, che la farina rappresenta la terra, rappresenta te, il corpo, la sola cosa che puoi mischiare con questa farina, se non vuoi che gonfi, perché uno che gonfia già non può entrare dentro la vigna perché la recinta è chiusa, tutte le sofferenze, tutti i problemi di questo mondo, la recinta non lo fanno passare. Tu vuoi andare al di là di tutte le sofferenze, tutti i problemi, tutte le difficoltà, questa sensibilità che ha il cattivo, che, poveraccio, anche il cattivo non è cattivo, è buono, solo che è sensibile, sì. Uno che sta nella sedere, nella, nella Gadda, lui sente che qualcuno non fa parte del popolo ebraico. Lui ha difficoltà, uno con i suoi figli, lui ancora sta in Egitto. e lui vede qualcuno ancora male, lui sta in Egitto. Pensa che tutti siamo ammazzati. Non c'è differenza tra il buono il cattivo, e il male, il grande, il piccolo, il giovane, l'anziano. Siamo tutti qui sul tavolo. 15 passi attraverso il creatore. Sa di un note importante. È un notte dove noi possiamo chiedere tutto. E le porte sono aperte. E c'è Yetzal anche in questa notte, sì. Perché tutta la famiglia si accumula, le zie, le vene, le fratelli. E più famiglia ci sta, più che... A volte ci sta pressione, i bambini, quelli là, quelli qui, hanno fame, vogliono leggere la gada veloce, veloce, vogliono arrivare, sono stanchi. È ovvio che sono stanchi, abbiamo tutti lavorati fino all'ultimo momento. Sa di è un momento, talele le lascia mai ma se ci scende del cielo quanto luce scende? Se non poteva immaginare quanto luce scende, si racconta sì. su che quando lui ha chiesto di Esa, viene, ti dà una benedizione, era l'ela sede, perché voleva dare benedizione Israac non è morto in questo momento, è morto, morto anni dopo questa storia, perché era la sede, Adamarishon, il primo umano. Cain e Abel hanno fatto sacrificio. Sapete quando Cain e Abel hanno fatto sacrificio? Era nella sedera, perché hanno fatto sacrificio. Tutti i grandi sacrifici, tutti i collegamenti grandi nella Torah, nella sedera. Quando si parla di note nella Torah, e non c'è scritto quale note, è nella sedera. Perché la sedera è or le La notte dove si esce della notte e si entra in pieno del giorno. Come si fa con l'umiltà, con l'amazzà, con tanta acqua, con tanta iraccia mai, con tanta creatore, con tanta kadush barukum. E tutti sono benvenuti, tutti e quattro i figli fanno parte. Sono scritto dentro l'aggadah, anzi, il cattivo più importante di tutto. Fanno entrare, fanno entrare, capisci che non è lui il cattivo, sei te il problematico che l'hai portato nella strada sbagliata, non hai visto la sua sensibilità, non hai visto che lui ha bisogno di un'intenzione di più un abbraccio di più per Hashem questo lavoro abbracciamo l'amore amore con i Shammai l'Azrat Hashem vedremo il Mashiach che porterà la luce eterna per tutto il popolo e le zaroteno dai Hashem Chag Sameach Chag Sameach Rabbeinu